E questo è qui, è un passo da Verona, quindi dalla città. E a volte si cerca, si va in giro lontano, e quando che abbiamo dei tesori veramente qui vicino a casa nostra, dove si può anche mangiare bene, perché abbiamo visto dei prodotti tipici della nostra Lessinia veramente favolosi. Qualcuno non sapeva cosa fossero quelli, quel minestrone, non so il titolo. Ora qui è gnocchi di maiale, manca gnocchi di maiale. Quando si mangia dei tamburini, c'è di colesterolo, diciamo le cose, perché si è visto quanto burri che ha messo. Quindi ecco, questi sono i prodotti tipici e che danno anche la storia della nostra Lessinia, perché la nostra gente è cresciuta in Lessinia con questi prodotti, vivendo così, e si è visto anche mica tanti anni fa, perché lo ricordo anch'io, quanto vi tribulare sui nostri montanari, perché veramente per far crescere la famiglia, per poter vivere tutti i giorni, gli ha tribulato tanto. Adesso qualcosa migliorerà, anche se abbiamo fatto un convegno, c'è stato un convegno sulla montagna, sulle le produzioni della montagna domenica a Veso, dove si è visto che c'è bisogno anche lì di tornare un po' indietro, perché anche in Lessinia, come in tutte le Alpi, praticamente si è provveduto a fare l'attività agricola intensiva, quindi non ci sono più le stalle di una volta piccole, dove che crescevano appunto le bestie, le vacche, quelle autoctone di montagna, quando che adesso sono arrivate tutte le vacche dall'estero, le olandesi, le frisone, che non sono vacche adatte al peggio di montagna. Questo è stato detto dai tecnici, perché non sono vacche che pascolano pochissimo, e sono vacche che molto grosse, che non sono adatte proprio per la montagna, non riescono a camminare, e difatti se andiamo le vediamo hanno difficoltà, perché si è pensato di introdurre l'allevamento intensivo in montagna, che non è certo il posto ideale. Quindi tornare indietro con le vacche, le brune alpine, le svizzere, quelle che erano una volta, le vacche più semplicemente adatte proprio alla montagna, più rustiche, che mangiano tutto quello che c'è, e invece queste qua tengono a mangiare solo quel buono e il resto, perché sono abituate così. Ecco, però di fatto adesso insomma l'alpeggio e via è anche contrastato in questo periodo, purtroppo, dalla presenza in Lessinia, la presenza del lupo, che nel 2012, a gennaio 2012, si è notato per la prima volta a San Giorgio la presenza di una femmina lupo che proveniente dall'Apennino, o meglio dall'Apennino, ma poi trasferita nelle Alpi orientali, occidentali, cioè le Cunese, la Francia, è arrivata in Lessinia. Dopo qualche mese è arrivato Slavak dalla Slovenia, e questo si è visto perché era munito di radiocolare, quindi almeno ci ha fatto vedere tutto il percorso che ha fatto per venire in Lessinia. Lì ha messo su famiglia, sono nati due piccoli e adesso sono visibili, perché si è provveduto a mettere, o hanno provveduto la Guardia Forestale a mettere le fototrappole sparse in tutta la Lessinia, quindi si vedono, si sono visti, li abbiamo visti tutti sui filmati, li abbiamo visti sui giornali. E in primavera se ne sono nati altri 7, quindi adesso ufficialmente sono 11. Poi leggo sui giornali oggi, anche su quello di oggi, che ce ne siano 30, ma questo io francamente sto ai dati ufficiali. I dati ufficiali sono 11, poi ognuno dice quello che vuole, perché va al bar, perché l'ha sentito dire, via. Io la settimana scorsa ero sul bar a Sant'Anna, dove mi hanno detto anche là che sono 40,
Qua, ognuno che è sopra, ma comunque 11 sono quelli certificati ufficiali dalla Guardia Forestale e dal Parco delle Sicure. Quindi capite bene che 11 lupi che devono mangiare e vivere in Lesinia, il territorio è piccolo, molto anche abitato, quindi i lupi hanno difficoltà a vivere in Lesinia, non è certamente il loro territorio l'habitat naturale. Perché io non sono un esperto di lupi, ma ahimè da un anno, oltre un anno a questa parte, mi sto interessando proprio per cercare di difendere, per quello che posso o per quello che si può fare, difendere la popolazione della Lesinia dalla predazione di lupi. Quindi qualcosa mi sono interessato e il territorio della Lesinia non è certamente l'habitat ideale per il lupo, perché non è un territorio, non è boschivo, quindi con carenza di boschi non ce ne sono, sono prati, ci sono parecchie contrade sparse in giro su tutta la Lesinia, quindi la presenza dell'uomo è notevole praticamente, e quindi per il lupo è difficile la sopravvivenza lì. Proprio in questi giorni, stamattina mi è stato detto che stanotte ha fatto una predazione sempre in una contrada vicino a Velo, e una l'ha fatta sabato, contrada valle vicino a Velo, fuori dal paese di Velo. Quindi capite che pian piano, perché 11 lupi da mantenere, questi qui devono in qualche modo procurarsi il cibo. Finché c'erano le vacche all'alpeggio, la cosa era tutto sommato più semplice, perché il pranzo e la cena era garantita, perché le vacche erano sparse su tutto il territorio della Lesinia, quindi non servivano che si spostassero tanto. Adesso che l'alpeggio è chiuso, che quindi tutte le vacche sono venute giù, adesso vengono incontrate. L'altra settimana erano andati a Selva Vecchia, quella contrada vicino lì, a Sant'Anna, perché tra l'altro con l'annata come stanno, che continua a piovere, caldo così, praticamente l'erba cresce, sta crescendo anche adesso, quindi gli allevatori non hanno più le vacche in montagna, ma le hanno nei pascoli attorno a casa praticamente, nei prati che sfalciano in estate attorno alla casa, attorno alla stalla, le vacche adesso sono lì, quindi la settimana scorsa avete visto tutti sui giornali, 15 giorni fa, contrada Valbusa, che è vicino a Bosco, una contrada che quindi io la conosco benissimo, poi ci capita anche una mia parente, e ci vado, conosco gli spondali, quelli che hanno subito la predazione, lo so, hanno le vacche lì, attorno alla stalla, quindi lì, vicino proprio alle case. Lì il problema sta emergendo sempre più grosso, perché come abbiamo visto tutti, e lo sappiamo tutti, chi vive in montagna o anche in collina, che alle 6 di mattino i ragazzi che devono scendere in città a scuola devono prendere il pullman, più o meno alle 6 sono lì che prendono il pullman, e quindi è abbastanza rischioso. Ecco, quindi nel 2013 vi erano state fra la provincia di Verona e la provincia di Trento, perché una parte del parco o la Lesinia è con Trento, 24 predazioni, quest'anno siamo già a 65, quindi capite bene che la cosa è diventata sempre più insostenibile, perché chi ci lavora, chi ci vive, chi deve mandare avanti la propria famiglia e comunque ha investito soldi nelle loro terre per le stalle, per produrre, e poi si vedono depredati della loro attività, del loro guadagno da queste bestie, veramente dispiace. Insomma, anche io ho avuto modo di fare diverse riunioni, incontrare diversi allevatori, e veramente sono, allora, in un primo momento sono veramente imbestialiti, ultimamente sono depressi.
lo dico francamente, sono depressi. Sabato ero su e obeso e io sono depressi perché domenica, perché vedono che non c'è possibilità, le istituzioni non rispondono, perché alla fine la politica non risponde, quindi loro si sentono un po' abbandonati a se stessi. Qualcuno dice che le prestazioni poi vengono rimborsate. Allora capite bene tutti voi che quando si tratta di rimborsare lo Stato, il Comune, la Regione, chiunque, io non sto a guardare, non guardo né colore politico, dico che comunque quando è ora di rimborsare il tirandrio che prima di rimborsare passa qualche anno, poi ti rimborsano quello che pensano loro, non quello che chiedi te, perché la tua vacca può valere 2.000 euro perché è una vacca che produce 60 kg di latte al giorno, perché può produrre le vitelle che poi a sua volta riprodurranno 60 kg di latte al giorno, ma per loro la vacca vale 500 euro, te la pagano 500 euro, perché questo è il valore di mercato della vacca, così come. Quindi poi bisogna certificarla, devono essere i veterinari dell'USL che escono, la Guardia Forestale, la Guardia Pascolo, la Guardia Parco, quindi tutta questa gente che esce va a verificare se è veramente predazione del lupo o se è altre cause che possono aver causato la morte dell'animale. E quindi a volte si rischia anche che loro arrivino e se non si riesce a mandare tempo, una cosa importante che i veterinari, la forestale riesca a capire che la predazione è causa del lupo o altro, deve avvenire entro 48 ore, perché trascorse le 48 ore non riescono più a risalire a chi materialmente ha fatto la predazione. E capite che in Lessinia, quando c'è il peggio, le vacche che si mungono le vedono tutti i giorni, perché le mungono al mattino e al pomeriggio, ma le mandrie, le vitelle, le manze che sono al pascolo per da carne o perché non sono in lattazione, quelle magari sono sparse, perché sapete tutti che non vivono nel branco come il gregge delle pecore che vivono, le vacche o le vitelle, le manze sono sparse su tutto quanto il pascolo della Lessinia. Quindi spesso gli allevatori neanche lo sanno se ci sono tutte, se ne mancano, se perché magari non vanno a vedere, scoprono dopo qualche giorno che la trovano morta, perché ne manca una o due, vanno a vedere, la trovano morta, ma ahimè ormai è tardi e quindi non la certificano e quindi non viene risarcita e soprattutto devono provvedere loro con i loro fondi allo smaltimento dell'animale, quindi quei costi che poi l'incenerimento, tutto quello che costa poi smaltire l'animale. Quindi ecco, il problema è piuttosto grave. Io francamente sono uno che sono cresciuto in campagna, sono cresciuto, come ho detto prima, mungendo anche le vacche. Io le mie vacche e le mie vitelle e le mie manze le conoscevo tutte per nome, le chiamavamo per nome, quindi Binda, Bianca, Rossa, Grisa, e quindi erano il nostro bene, volevamo bene alle nostre bestie. Quindi mi reputo anche un animalista per certi versi, perché ora non ho più le vacche ma ho due cavalli che vogliono un bene tremendo, ho cani, vabbè, ma mi reputo un animalista, ma un animalista che l'animalista dovrebbe essere animalista a 360 gradi, perché non posso voler bene al lupo, solo al lupo, e poi se vedo una mansa, una vitella, un asino, come si sono viste tante, io non vi faccio vedere fotografie, assolutamente non voglio farvi vedere fotografie, non le ho portate fotografie di sbranamento di lupi, perché è una cosa angosciante che non voglio risparmiare. Però francamente vedere quelle cose lì ti dice, ma porca puttana, ma è possibile che dovremmo assistere a scene del genere? Io ho una foto, la racconto solo, ho una foto che girava su internet, una foto della Lessinia, su internet, sul giornale, è stato dove che un vitello sbranato dal lupo
a terra sbranato per metà, la mamma, la vacca, che le chiama? La vacca che le chiama, che la foto su internet. Quindi capite bene che quella per me è un'immagine strasciante. Allora, qui non si tratta, perché per carità, il lupo ha diritto di vivere, non è che qui lo prendiamo a ciopetei, per carità. Però la mia mozione che ho presentato in provincia e che continuo, l'ho portata in comune Gressano e l'hanno condivisa agli altri comuni che la stanno approvando, la mia mozione prevede lo spostamento del lupo, quindi portarlo via dalla Lessinia, che volendo si può fare perché continuano a monitorarlo, quindi lo vediamo sulle foto, lo vediamo sui filmati, quindi volendo la guardia forestale lo prende, gli fa un anestetico, lo carica sui furgoni e lo porta dove vuole portarlo, dove è il territorio più adatto. Saranno gli organi competenti che decideranno veramente. No. Quindi la possibilità c'è. Loro, i tecnici, sostengono che se lo portiamo via, poi lui ritorna. Io non lo so se poi ritorna, perché a mio parere, non solo mio, questi che sono arrivati, secondo me, e l'ho detto e ripetuto più volte, non sono arrivati con le loro gambe, ma sono stati portati, perché non può partire, secondo il mio punto di vista, una femmina dall'Appennino, va a Cuneo, rimane là, poi arriva, fa di gira tutta la Lombardia, passa vari posti, boschi, arriva in Lessinia. Il maschio, che quello si è visto, parte da Lubiana, fa tutta la Carinzia, passa l'Alto Adige, via tutte le montagne molto forse più adatte per la sua provenienza della Lessinia, perché ha attraversato la Carinzia dove ci sono i boschi, dove c'è. E è arrivato, si è fermato in Lessinia dove ha visto un posto brullo, senza niente, a gennaio è arrivato. Quindi quando non c'erano le vacche del peggio, bestia del peggio, c'era niente, l'ha visto a San Giorgio, quindi un posto così là, è arrivato il lupo. Quindi qualcuno mi ha anche intimato di non dire più che il lupo è arrivato portato col furgone, ma che è arrivato con le sue gambe. Io sostengo che secondo me, non ho le prove, però secondo me è arrivato quel furgone. E ho motivo anche di pensare, perché prima è arrivato il lupo, quindi qualcuno sapeva che era previsto, perché poi si è fatto dalla Comunità Europea e dalle Alpi Marittime e dalla Regione Veneto, si è prevenuto a fare il progetto di Wolf Alps. Quindi è un progetto dove c'è il finanziamento per il lupo. Quindi io penso, da montagnano, che prima si è arrivato il lupo sapendo che era previsto a Bruxelles, prevedevano di fare il progetto dove c'erano un stanziamento di 6 milioni e 100 mila euro. Quindi se noi portiamo il lupo possiamo spartire la torta dei 6 milioni e 100 mila, che poi va spartita in tanti, nel progetto c'è dentro tanti parti, tanta gente, quindi. Però questo mi fa pensare che sia andata così, che il lupo sia arrivato in sua spontanea volontà, non lo credo. Poi qualcuno mi dice che nel 1800 i lupi in Lessinia c'erano, e vabbè, io non c'ero, può essere che ci siano, c'erano. Mi risulta che nella zona di selva, in quelle zone lì ci sia una lapide, mi è stato detto ci sia una lapide, dove si ricorda una donna sbranata dai lupi. E mi è stato detto anche stamattina che ci sia una lapide che ricorda questa donna. E poi si è fatto un monumento a chi ha ucciso l'ultimo lupo in Lessinia.
Allora i lupi forse non c'erano più, addirittura detto da un tecnico, un super, il migliore esperto in assoluto di lupi, ha detto che i lupi si erano estinti quando si è scoperto la polvere da sparo. Quindi capite bene che... E adesso il lupo ha paura dell'uomo, memore della polvere da sparo. Quindi, è una bestia molto intelligente, quindi memore della polvere da sparo ha paura dell'uomo. Questo lo dicono i tecnici, io non voglio mettere dire cose che non conosco. Secondo loro questo è. Il fatto è che dal 1970 che c'è la protezione, la protezione del lupo, che non si può praticamente ammazzarlo, sono passati 40-50 anni presto, e probabilmente in 50 anni il lupo è migliorato, che non si ricorda più che l'uomo era quello che gli sparava. 50 anni, quindi allora aveva paura dell'uomo, allora adesso magari non lo so, probabilmente ha meno paura, probabilmente ha meno paura. Poi tra l'altro si dicono anche che ci siano stati degli ibridi, quindi degli incroci fra cani e lupi, quindi quello è ancora peggio, perché poi il cane è anche amico dell'uomo, quindi capite che amico dell'uomo e predatore è la peggior specie alla fine. Quindi io non volevo venire qua a dirvi del problema, perché a me interessa soprattutto il bene della Lessinia, il bene di quelle immagini che abbiamo visto, il bene della popolazione che vive lì, e se loro possono ancora andare in montagna, andare ad alpeggio con le vacche, il territorio rimane così. Quel giorno che non ci andranno più perché non si sentono sicuri, non sentono che la loro mandria e il loro bene sia sicuro, quel giorno che loro non andranno più in montagna, probabilmente quel territorio non sarà più così. Quindi i fondi, secondo il mio punto di vista, i fondi andrebbero dati a chi mantiene quel territorio, a chi contribuisce perché quel territorio rimanga così e dove ci si possa andare a sciare, a ciaspolare, a passeggio, a camminare o a cavallo, come si è visto. Perché, non lo so io, si organizzavano in Lessinia le ciaspolate notturne. Ora sembra che non le facciano più, perché nessuno più si fida ad andare a ciaspolare in notturna. Perché francamente, a Camiche, insomma, ho paura che non venga mia, ma... Insomma, andare a ciaspolare in mezzo ai lupi, perché si staranno lontani all'uomo, però quando è in branco, se 11 affamati, non lo so cosa facciano, non lo so. Magari uno solo scappa, o due, ma 11 non lo so, perché il branco fa paura, non è il singolo, è il branco che fa paura. Quindi per il bene del nostro territorio, per il bene della nostra Lessinia, per il bene di loro, della gente che vive lì, che ci campa, perché soprattutto è loro che... Io francamente vorrei che passasse il messaggio che è giusto spostarli, questo è quello che penso io, che è giusto spostarli e portarli in un posto dove che forse anche per il bene di lui, perché non lo so come se... Grazie comunque. Voglio qui un omaggio da dare, che ho visto una signora andare via, un omaggio di un libro della Lessinia da darvi. Ne ho 30, se siete... Senta, io ho una domanda da fare. Prego. Ma come mai non mangiano la preda che sbranano, la lasciano lì? Se hanno fame dovrebbero divorarla tutta, dovrebbero consumarla. Allora io le rispondo per quello che so, perché non sono un tecnico, quindi per quello che so e per quello che leggo. Allora io ho visto delle foto di bestie pulite che veramente c'erano solo le ossa. Ho visto quella di stamattina di una capra che ha mangiato mezza capra. L'altra la lasciamo. Quindi non riesco a dire come mai. Io penso che quello che scrivono anche spesso, che a volte
siano disturbati da qualcosa e che loro fuggono. E poi magari tornano a mangiare il resto. E magari tornano, però, per quello che so, tendono a mangiare la fresca. Tendono a mangiare la fresca e poi vogliono predarla loro. Quindi ecco, però queste sono cose tecniche che non voglio dire cose che dopo non è anche delle mie competenze. Prego. Dalla serata qua. Lei che c'è stato, frequenta la comunità montana, sa qualcosa della stazione San Giorgio, degli impianti, altro sentito dire? Allora, io so, l'anno scorso sapevo tutto perché ero in provincia, la provincia è la socio più importante della pista di San Giorgio, sì. Ora sa che il Novacini è fallita, cioè chi usa muore. L'anno scorso c'era Britasnea che ha fatto il contratto, che l'ha portato avanti per un anno, poi io sono rimasto, credo come lei, a quello che leggo sui giornali. Niente di più. Se non pensavo, no. Sapesse qualcosa di più. No, so quello che ho visto sui giornali, anche lì ecco, io spero, l'anno scorso in provincia abbiamo fatto proprio veramente di tutto, almeno noi della Lessinia, per fare in maniera che rimanga aperta. Siamo riusciti a farla rimanere aperta un altro anno e speriamo che anche quest'anno poi non si può andare avanti sempre con questo sistema, speriamo. Cioè la cosa che qualcosa sia una cosa definitiva, ecco, perché l'abbiamo visto qua sul filmato che insomma sarebbe vero qualche qua. Noi altri siamo dei tutti lì, ma anche per sbogolarsi sulla neve, come mi ha fatto vedere prima lì, alla fine insomma. Sì, però ecco, ripeto, so quello che c'è sui giornali. Avanti. Però io avrei un'idea. Per esempio, se potessero gli allevamenti di conigli selvaggi, dato che erba ce n'è tanta, potrebbero mangiare quello. Questi conigli si sviluppano abbastanza, tardi, facciano abbastanza veloci anche sulla radio. Sì, un mangime che eviterebbe di assalire. Però un lupo, per quello che so, hanno bisogno di 5 conigli di carne al giorno. Quindi vuol dire 2 conigli al giorno. Va bene, ma i conigli 11 lupi, 10 lupi via, sono 20 conigli al giorno. Ma i conigli si riproduce, se no veramente io sono nel mercato con la carne. Poi teniamo conto di un'altra cosa importantissima che forse nessuno lo sa, che il parco è tutta proprietà privata. È tutta proprietà, tranne il terreno dove ci sono i musei, quelle cose lì, è tutta privata, quindi ognuno, in teoria, sul suo uno, dovrebbe andare, invece no. Chi si fa San Natale, chi vive anche selvaggi, allo stato bravo, mentre si sviluppa i conigli. Il problema è che c'è gente che frequenta, certo, soprattutto perché chi va a camminare, insomma, qualcosa. Ti va a eliminare. E vedevo questo, le altre nazioni, Austria, Svizzera, Germania, come si comportano? Allora,